Ciao a tutti, oggi siamo tornati su The Battle Cats e oggi abbiamo da fare uno stage penso molto importante che in realtà prima ho provato a farlo e ci sono riuscito, quindi l'ho già fatto, però non ho ottenuto il gatto, mi ha dato soltanto la medaglia. Quindi intanto capsuline, poi andiamo a rifare lo stage e vi mostro anche come l'ho fatto. Intanto niente ticket raro, ma che bello. Ma ne abbiamo comunque due e direi di aprirli qua perché ci stanno le unità limitate, anche se non ci uscirà niente. Quindi, very, very good. Primo gatto. Ah. Allora. Ho un dubbio, cioè tu mi stai dicendo che io ho trovato lo stesso ultra raro due volte. In che senso? In che senso? Ok, ci sono rimasto malissimo. Andiamo avanti. Si procede. Gioco brutto. Adesso. Wow. Adesso ti trasformiamo in NP. Sì, se notate l'ho finita. Ho soltanto 18 di NP perché l'ho spesa tutta sul ramen. Perché stavo provando a fare uno stage che alla fine non sono riuscita a fare. Comunque. Questa è la medaglia che ho ottenuto prima, infatti ho provato a fare Sogno Profondo. Sono appunto riuscito a completarlo. Aspettate. Eccolo, infatti mi ha pure sbloccato Sogno più profondo che proveremo a fare, ma perderemo. Ma comunque questo è il deck che ho utilizzato. Ovviamente l'ho preso da qualcuno. Se non fosse per un gatto super raro che non trovo. E quindi non l'ho messo perché non trovo appunto un gatto super raro che dovevo mettere, ma sono dettagli e quindi andiamo. E però mi sono già dimenticato di mettere il radar tesori. Ok, e dopo vi devo anche mostrare i progressi che ho fatto nel terzo capitolo degli alieni, perché sì, sono andato decisamente avanti. Comunque ci sta anche questa combo, direi di fare un attimo così, senza. Ok, adesso possiamo rimetterlo. E ok, la situazione sta andando. Ok, abbiamo permafrizzato. Togliamo un attimo lo speed up perché sennò mi destabilizzo troppo. E ok, adesso ce lo stiamo gestendo. Ok, in pratica dobbiamo permafrizzarlo. E poi io mi sono portato dietro Mitama, anche se penso che l'ultra raro sia, cioè lo puoi mettere quello che vuoi, diciamo. Sempre se è a distanza, penso, perché da quel che ho visto deve essere un minimo a distanza. Ok, questo non era previsto. Comunque dicevo, perché penso dovrebbe essere un minimo a distanza perché tende a stare dietro ai nemici che vengono, ci vuole un po' a sconfiggerli. E quindi ho messo Mitama apposta perché è a distanza. Però penso che si possano mettere più ultra rari. Comunque, per ora ce la stiamo gestendo. Stavo scherzando. Ok, ci è andata benissimo. Stiamo avendo fortuna, ma tipo tantissima. Però non importa perché finché riusciamo a fare lo stage va bene tutto. Quindi continuiamo a spammare qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Ok, e ce la stiamo gestendo senza alcun problema. Va bene. Devo dire che la prima volta che l'ho fatto, quindi prima di registrare, è andata molto peggio, fidatevi. Cioè che mi ha attaccato tipo 5 volte. Ok, però questa volta stiamo già a 2, quindi la situazione sta peggiorando tantissimo. Perché sti gatti non stanno morendo, questi sushi. Perfetto. Perfetto.
Ok, non doveva andare così. Perché i sushi non vogliono morire. Ma quanta vita c'hanno? 2 milioni di HP. Ma quanta vita c'hanno? No, ma spiegatemelo. No, perché... va niente. Già. Penso che questo stage andrà rifatto. Già, però non so proprio cosa me lo faccia pensare, guarda. La prossima volta non lo metto il sushi. Comunque, non è ancora detto che abbiamo perso perché abbiamo ancora la gatta con l'asta e il ramen, e volevo dire, e il corriere, che sono a distanza e quindi se la possono gestire, come stanno facendo in questo esatto momento. Però penso che non ce la faranno. Stavo scherzando. Va bene, questa volta ci è andata male, ma ci è andata anche benissimo. Cioè, abbiamo avuto una fortuna incredibile. Ok, non ci possiamo lamentare. E comunque, davvero, prima di registrare l'ho fatto. Ed è andata molto meglio, perché Mitama non c'è morta. Anzi, ha fatto tutto lei praticamente, ma a dettagli. E va bene, non ci possiamo lamentare, ci dà gatto single e micio. E no, non so cosa sono, non so cosa facciano, non so niente. E comunque avevo anche sbloccato un gatto speciale, mi sembra dai premi giornalieri, e non l'ho ancora riscattato. Quindi ho anche 3 milioni di XP, quindi direi di potenziarlo a livello 30, perché sì, almeno saliamo anche di rank. Ok. E poi andiamo a sbloccare questo nuovo gatto. Dove si trova? Eccolo. Gatto single e micio. Nullo. Immobilità, resistente, respinta. Ah, ho capito che gatto è. Giusto, aspettate. Ah, sì, ok, è lui. Ok. Mi sa che l'XP ci basta. Ok. Ok, va bene. Ho capito che gatto è. Molto buono, penso, per alcune strategie. Perché mi è sembrato di averlo già rivisto. Ok. E ovviamente si può evolvere, ma beh, sarà molto difficile. Comunque, ok, comunque sì, ho capito chi è. E adesso, già che ci siamo, tanto per sprecare un po' di XP, direi di andare a potenziare quell'altra unità che ho visto prima. Allora, questa perché c'ho voglia. Ok, questa volevo dire. Perché sì, volevo potenziarla così a caso, tanto per sprecare XP. Ok. E così saliamo anche un po' di rank. Quindi vediamo un po'. Ok, 5 megrumi epici. 5. Ok. Sapete chi evolverò, vero? Esatto. Proprio lui, perché mi è stato scritto nei commenti che questo gatto è ottimo per fare il ciclone antico e l'ho anche visto effettivamente in un tutorial usato da una persona contro appunto il ciclone antico. Ora non mi ricordo bene se è rotto, se è rottissimo, se fa schifo, se fa pena, però insomma. Da quel che so è molto buono contro il ciclone antico, sinceramente non so perché, penso che diminuisca tantissimo il danno. Poi non lo so. Vediamo un po' che dice, ovviamente non lo evolveremo perché non abbiamo abbastanza XP, ma comunque la forma reale ottiene maggiore velocità di movimento, attacchi a valanga e l'abilità di sopravvivere a un colpo letale. Beh. Allora. Adesso procediamo comunque facendo sogno più profondo, o almeno ci proviamo. In questo caso non ho guardato un tutorial e non so cosa aspettarmi. Però comunque normale, raro, ultra raro e leggendario. Comunque, sì, ho ridetto comunque per sbaglio perché è sera, ok? È sera, sono stanco e sto impazzendo, ok? Comprendetemi. Comunque, di nuovo.
Ho portato a livello 31, riesco a parlare sto video, napoletano, cinese, africano, non lo so, va bene. Ma insomma, l'ho portato a livello 31 e mi sono anche dimenticato di farvi vedere il terzo capitolo del Cosmo. Quindi andiamoci. Con i tesori stiamo a 6 su 48, quindi molto male, ma comunque sono arrivato a Stella Guida. Mi ero bloccato al rettangolo rosso, non riuscivo a fare questo stage. Poi ieri ci ho riprovato, no, 2 giorni fa ci ho riprovato e ho fatto anche tutti questi stage e sono arrivato appunto a Stella Guida che non mi ricordo se posso farlo o no, ma adesso non lo andiamo a fare. Ovviamente come sapete questi li andrò a fare off camera. Ma comunque ho anche notato che c'è sempre il labirinto sotterraneo. E quindi. Ok, pensavo mi desse delle ricompense, invece niente. Vabbè, andiamo avanti e proviamo a vedere che cosa mettono, che cosa uscirà. Quindi mettiamo, cioè, togliamo questi gatti e vediamo di farci un deck decente. E no, non so proprio nulla di questo stage. E quindi siamo messi malissimo. Però di sicuro mettiamo qualcun altro senza tratti perché penso proprio che rimetteranno lui. Quindi mettiamo te. Poi in realtà direi. Ah no, giusto, i super rari non li possiamo mettere. Allora intanto facciamo così e così. Gli speciali possiamo. No. Allora leggendario. Luminaria per forza. Poi, allora, questo non lo so, non lo mettiamo. Mentre, per quanto riguarda i gatti rari. No, aspettate un attimo. Se non possiamo usare questi. Beh, in realtà non è detto che mettano qualcosa di rosso. Ma non importa. Allora, facciamo che metto il. Non è vero, niente, stavo scherzando. Stavo per dire un'altra cavolata e quindi lasciamo stare. Allora, io direi di mettere lui perché non so se è effettivamente sia senza tratti che Black, il gatto il boss in questione. Quindi nel dubbio metto Hanzo perché sì. Poi il Cyborg. Te pure. E poi. Non lo so. Cosa mettiamo? Qualcosa di ultra raro incredibile. Gravici, mi sembra giusto. Ok, vediamo che cosa succede. Perché no? Difficoltà letale non continua, mi sembra giusto. Perfetto. Allora, aspetta. Ok, perfetto. Allora, gli speciali non possiamo usarli, quindi non possiamo effettivamente mettere te. Non ti possiamo mettere. Ma abbiamo qualche gatto resistente ai nemici rossi? Nessuno. Perfetto. Però aspettate. Avevamo, se non mi sbaglio. Vediamo se lo ritrovo. Ecco, abbiamo lei che comunque è efficace, quindi ha più vita contro i nemici rossi e infligge anche più danno ai nemici rossi. Quindi potremmo provare a metterla al posto di Hanzo, perché no? E quindi cerchiamo qualcuno magari di efficace. Se trovo, ok, ecco. Beh, abbiamo anche il Gattisola in effetti. Però non lo so. Ecco lui. Non so. Ah, lui. Ovvio, lui. Mettiamolo al posto di Gravici. Sì. Allora, questo non l'ho mai provato in realtà. Quindi non so se effettivamente ha parecchia vita. Ma direi che è arrivato il momento di provarlo. Quindi lo mettiamo. E per il resto direi che ci possiamo fermare. Quindi andiamo. Senza speed up perché ne abbiamo solo due e non li vorrei sprecare, quindi vediamo un po'
cosa riusciamo a fare. Quindi la prima cosa che farei è mettere lui come tank, perché sì, e poi corriere. Ma è lentissimo, muoviti. Però se attacca a distanza. Ok, non è vero, fa schifo, non ha per niente vita, fa pena. Ok, siamo stati fortissimi. Già. E torno subito. Ok, ci sono. Ho visto che devo fare delle cose, cioè mettere te. Ok. E anche sempre se lo trovo te. Ok. Vi garantisco che perderò, però non importa, ci proviamo lo stesso. Quindi andiamo e proviamo. Allora, non ho visto il tutorial, ho visto soltanto questi due gatti così a caso, quindi sì, direi di iniziare a mettere subito il pirata che lo respingerà dunque. Se abbiamo fortuna, lo respingerà. Se no, niente, perderemo. Ed è infatti quello che succederà. Ma sono dettagli non trascurabili, però ce la stiamo gestendo in un modo o nell'altro. Non so come. Ma ce la stiamo per davvero gestendo. Anche se sto sudando freddissimo. Non freddo, freddissimo. Però ce la stiamo gestendo. Ok. Che fortuna. Che fortuna. Stiamo avanzando. Però vorrei eliminarlo prima di colpire la torre. Preferibilmente gioco. Perché se colpiamo la torre esce anche altra roba. E lì ci complichiamo la vita. Quindi direi di mettere anche un po' di corrieri. Il prima possibile. Ok, la situazione sta degenerando. La situazione sta degenerando. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Stavo scherzando. Stavo scherzando. Però, insomma, sto comunque sudando freddo. Adesso il corriere, se vuole eliminarlo quando ha tempo, io non è che mi lamento. E adesso colpiamo torre. E adesso perdiamo, infatti. Vero gioco? Ecco. Però c'è il canguro, se ci muore il canguro ci dà tanti soldi. Quindi canguro, sei pregato di morire e non di ucciderci. E però è resistente, ti pareva? Allora, quanto è resistente questo canguro? Difficoltà letale, quindi penso che sia immortale, semplicemente. E ormai ci abbiamo tutti sotto torre, quindi abbiamo perso. Perfetto. Allora, ci riproviamo. Ci riproviamo senza problemi. Quindi, niente, non cambiamo niente. Facciamo così. Facciamo niente. E direi di provare a mettere più corrieri. Cioè, non mettiamo te, ma mettiamo il corriere. In modo, ok, da eliminarlo più rapidamente. Se riusciamo a non farci sconfiggere subito. Ecco, manco detto. Manco detto. Ok, tentativo numero 3467. Si continua a provare. Ok, questa volta direi di iniziare a metterlo fin da subito. Quindi facciamo così. Più sono meglio è. Dobbiamo fare uno stack tipo da 5, penso, perché almeno abbiamo molte più probabilità. Ok, buono. Perfetto. Adesso direi di iniziare a mettere un botto di corrieri, ma tipo il più possibile. Però dai, ma l'abbiamo già portato sotto torre, più velocemente di prima. Ma che è sta storia? Ti prego. No. 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 Ecco. Eccala. Eccala. Proprio quello che non doveva succedere è successo di nuovo. Ah, che bello. Allora, se abbiamo luminaria, che in realtà è inutile, infatti abbiamo perso. Yeee.
Allora, ho 50 frisket e quindi sapete cosa vado a fare adesso. Speed up acquistati e si procede. Andiamo a sprecare. No, ho sbagliato stage. No, no. Dicevo, andiamo a sprecare energy e si procede. Allora, questa volta facciamo che ne metto tipo 2 o 3, cioè pochi, e subito corriere. E anche te, subito. Ok, cerchiamo di spammare tantissime cose. Però cerchiamo sempre di lasciare un po' di pirati perché sennò questo è il risultato. E quindi in questo momento sto di nuovo sudando freddo. Dai, un altro corriere, ok. Però non ha troppa vita, cioè è immortale. E niente, stanno morendo tutti. Aia. Ok. Ce la stiamo gestendo malino. Ma ce la stiamo gestendo. Ok, stavo scherzando e dai. No, però non è possibile. Non è possibile. Era morto. Era morto. Ma dai, ma come si fa? Ma non è possibile. Non è possibile. Ultimo tentativo, anche se ne farò altri 200, ma quelli sono assolutamente dettagli, quindi ok, mettiamone almeno 3, ok. E adesso spammiamo corrieri e spammiamo spadaccini. Ok. Ma tipo tantissimi. Proprio una spilza infinita. Ok, il più possibile. Attenzione però che stanno morendo i pirati. Se muoiono i pirati è finita. Se muoiono i pirati è finita, ho detto. Aiuto, eccolo là, eccolo là. Sono morti. Non è vero, abbiamo ripreso il comando. E però questo coso inutile non vuole morire. È un problema. Allora, facciamo così, un altro pirata. Ok, oddio, ce l'abbiamo fatta. Mettiamo sempre Mitama. In modo da riuscire a contrastare il boss, che in realtà non mi ricordo neanche come si chiama, ma va bene. E cerchiamo di. Oddio! Ok, ecco il problema è questo. Ho messo anche luminaria, sinceramente non so perché, ma è istintivo mettere luminaria quando ce l'hai nel deck. E quindi niente. Allora, ho un dubbio. Ok, mi arrendo, basta, non sono in grado di farlo ancora. Lo faremo in futuro. Anche se in realtà forse ce la posso anche fare, ma. Ma comunque, nel frattempo che non farò altri video di Battle Cats, andrò avanti nel cosmo e farmerò XP per evolvere il professor Secchione. E fatemi anche sapere nei commenti se è realmente buono per fare il ciclone antico che non riesco in nessun modo a fare e comunque lo evolverò. Ma direi che per oggi abbiamo già fatto abbastanza e ci siamo già aperti in 200 per provare a fare questo stage che non siamo riusciti a fare, o almeno il primo sì, il secondo no. Ma non importa, lo faremo in futuro. Con un frisket ci salutiamo e quindi beh, ciao ciao!